Buongiorno. Benvenuti a tutti. Vi ringrazio della vostra partecipazione. Partiamo, seppure un po' in ritardo, con i lavori del nostro convegno sul compleanno dell'associazione SOCOS. Io anzitutto ringrazio le autorità e gli amici che sono intervenuti per dare un saluto all'inizio dei nostri lavori e tutti i relatori, tutti coloro che hanno lavorato e che presenteranno il loro impegno, il loro lavoro nel corso di questa giornata. Quindi, visto che siamo un pochino in ritardo, non voglio intrattenervi di più, darei la parola subito all'autoressa Adriana Scaramuzzino, vice sindaco del Comune di Bologna, che ha accettato gentilmente di essere qui con noi ad aprire questo nostro incontro giornaliero. Grazie per l'invito. Io credo che, come conviene ad ogni compleanno, bisogna innanzitutto fare gli auguri e, diciamo, a dimostrazione della sintonia che sostanzialmente lega l'amministrazione comunale che rappresento in questo momento con l'associazione SOCOS, direi che, avendo dato un'occhiata alla cartella che mi è stata consegnata, ho trovato che, diciamo, l'esordio appunto di quello che sarà la relazione e la presentazione della vita e delle attività di SOCOS coincide con quello che io ho pensato essere l'inizio anche del mio saluto. E il riconoscimento appunto del diritto alla salute è molto recente, e, diciamo, nel secolo scorso, ma insomma, diciamo, siamo ancora molto vicini anche al XX secolo. Solo dopo i conflitti bellici e, diciamo, l'incremento delle pratiche sanitarie si è riusciti appunto a delineare questo diritto. Sia la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 e gli atti successivi hanno consentito di riconoscere questo diritto a tutti gli individui. Non leggo, perché ce l'avete nella cartella, appunto quello che è proprio la proclamazione, ma aggiungerei anche che sempre in quella dichiarazione così importante per l'umanità, la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenze, quindi nell'ambito del diritto alla salute donne e bambine vengono riconosciuti come soggetti più fragili e quindi più necessari ancora di tutela, e al di là di quelle che sono le loro posizioni giuridiche. Non ci si limita quindi a riconoscere soltanto un diritto all'assistenza sanitaria, ma, diciamo, viene strettamente messa in connessione con i diritti sociali. E anche l'atto costitutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute in maniera completa. Queste, che però furono determinazioni così importanti dopo il secondo conflitto mondiale, sono spesso state considerate come mere dichiarazioni di intenti, e soltanto nel 1978, con la conferma del trattato di Alma-Ata, il concetto di salute viene ulteriormente specificato ed ampliato e riconosciuto come un diritto fondamentale dell'uomo. In Italia la Costituzione repubblicana, all'articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Si tratta di un diritto inalienabile, quindi irrinunciabile, ed il testo unico sull'immigrazione, di parecchi anni successivo, riconosce anche allo straniero comunque presente i diritti fondamentali della persona umana. La dizione comunque prevede il riconoscimento di diritti anche allo straniero irregolarmente soggiornante sul nostro territorio. Nei confronti dello straniero irregolare sono garantite le cure urgenti e comunque essenziali per malattie ed infortuni, nonché la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Il legislatore ha privilegiato la tutela del diritto alla salute, che ha come destinatario non solo il singolo, ma anche tutta la popolazione. La legge che riconosce e tutela il diritto alla salute non prevede però, tra gli inespellibili, coloro che hanno diritto alle cure urgenti, essenziali e continuative. Quindi il testo unico ha difettato in questo modo, da un lato riconoscendo un diritto, ma dall'altro non considerando poi come concretamente vadano protetti i soggetti che hanno bisogno poi, diciamo, delle attività in cui si esplica il diritto. La mancanza di una normativa realmente tutelante per lo straniero è stata tamponata da pronunce giudiziarie che hanno previsto un divieto di espulsione nei confronti di stranieri il cui stato di salute sia inconciliabile con l'espulsione stessa, poiché ne metterebbe a repentaglio la vita. Anche la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul punto, e nel 2001 ha emesso una sentenza
ritenendo che il nucleo irriducibile di tutela della salute, quale diritto fondamentale, deve essere riconosciuto agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno dello Stato. Io credo che l'avere previsto in queste, nelle varie pronunce giudiziarie, sia delle, dei giudici ordinari, sia diciamo, della Corte Costituzionale che il giudice delle leggi, che l'indifferibilità delle prestazioni sanitarie e la necessità che venga tutelata anche la persona che ha necessità di cure riabilitative anche dopo le cure che sono più urgenti per salvaguardarne la vita, siano principi molto importanti sui quali uno Stato civile si deve muovere. La impossibilità di accedere alle cure nel proprio paese, nel paese di origine, è un altro principio che è stato ribadito nelle pronunce per proprio consentire allo straniero che possa essere tutelato realmente nel nostro territorio, in questo che appunto, come ho detto, è per noi considerato un diritto inalienabile. Bene, io credo che l'associazione SOCOS si è posta proprio in questo solco, nella possibilità quindi di dare realmente gambe ad un diritto che viene sì riconosciuto, ma che talvolta fa fatica a districarsi, fa fatica a vedere quello che realmente può essere l'attuazione. Non sono state strane in questi tempi, in questi ultimi mesi, le pronunce e le notizie che abbiamo letto sulla difficoltà da parte degli stranieri di farsi realmente curare sul nostro territorio, avendo preoccupazioni in ordine alle conseguenze che potrebbe avere appunto lo Stato, la cura, diciamo, rispetto al proprio stato giuridico. Io credo che un'associazione come questa, e auguro quindi che l'attività prosegua non per un periodo diciamo pari a quello per cui ho iniziato, ma un periodo ben più lungo, l'attività come un'associazione come SOCOS significa dare un segnale preciso, un segnale inequivocabile di civiltà, di uguaglianza, di possibilità di vivere assieme, perché se la salute va tutelata non soltanto per il singolo individuo ma per la collettività, io credo che la collettività prescinda dalla possibilità o meno di dover andare ad indagare quelli che sono i motivi per cui un soggetto è presente su un determinato territorio. Vi auguro buon lavoro, vi auguro anche di poter ampliare la sfera delle attività, perché so che tanti sono i progetti che avete in mente. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Scaramuzzino della sua gentilezza e della sua amicizia che ci dimostra già da molti anni. Ora dovrei dare la parola al dottor Giuseppe Paruolo, assessore del Comune per la Salute, però il dottor Paruolo, non potendo intervenire, gentilmente ci ha mandato un suo scritto che adesso la dottoressa Ciccarello ci leggerà, uno scritto di saluto. Gentilissimi, mi dispiace di non poter partecipare al convegno, ma voglio comunque inviare i miei saluti agli organizzatori e ai partecipanti. 15 anni di esperienza di SOCOS a Bologna sono un evento importante. Dal 1993 la città è cambiata, l'utenza accolta e curata di sicuro è altrettanto cambiata. Penso alle popolazioni dell'est europeo e dell'America Latina. Anche la vostra organizzazione si è adattata al contesto in evoluzione. Leggo sul vostro sito che in questi 15 anni sono state seguite 14.000 persone e sappiamo che si tratta di migranti e emarginati senza fissa dimora, senza permesso di soggiorno. Un impegno che partì all'inizio dalle rive del Reno fino ad ottenere il riconoscimento di una sede ambulatoriale dall'azienda USL. L'attività che svolgete è composita e per questo è ancora più importante. La cura, ma anche l'informazione e l'indirizzo alle associazioni di volontariato, la creazione di un ponte fra la clandestinità e il diritto all'assistenza, agli esami diagnostici, ai farmaci e da ultimo anche alla psicoterapia. Molti degli stranieri che assistete sono spesso dentro le nostre case, le nostre realtà produttive, i nostri cantieri, ma ci accorgiamo di loro solo in caso di incidenti. La loro salute sembra rimanere un problema di localizzazione o di responsabilità dei singoli. All'inizio di quest'anno Bologna ha ufficialmente eletto i rappresentanti delle comunità straniere
includendole nel contesto amministrativo. Il significato di questa operazione può sembrare simbolico, ma ha il senso di dare una voce e un peso agli stranieri che abitano, lavorano e allevano i loro figli a Bologna. Ha il compito di portare beneficio in quel cammino che la politica deve perseguire per agevolare la convivenza tra culture diverse, pur nel rispetto delle medesime leggi all'interno di un territorio circoscritto. Ha il compito di rendere consapevoli cittadini bolognesi di tradizione e nuovi cittadini, che il cambiamento di società ci investe entrambi e non possiamo rimanerne al di fuori, ma è opportuno confrontarci sulle reciproche esigenze. Queste consulte degli stranieri potranno svolgere funzioni propositive verso i quartieri che rappresentano il livello in cui è svolta l'attività sociale. SOCOS e tutte le realtà associative che a Bologna si impegnano per gli immigrati in situazioni di estrema difficoltà hanno oggi un ulteriore interlocutore qualificato e riconosciuto che possa fungere da collegamento con la politica e con le aziende sanitarie. Le associazioni hanno il compito di istruire le comunità di migranti su questi ulteriori percorsi da compiere per l'integrazione, il riconoscimento dei diritti e la lettura dei doveri. Poiché il convegno rappresenta un momento di riflessione sulla salute delle popolazioni immigrate, il mio augurio è che il contesto bolognese sia in grado, anche nei prossimi anni, di offrire non solo assistenza, ma anche la consapevolezza dell'importanza di diventare cittadini, contribuendo così alla costruzione di una città sana, multietnica, aperta e sensibile all'innovazione. Nel rinnovare il mio ringraziamento a SOCOS per il lavoro svolto in questi anni, auguro a tutti i partecipanti una giornata ricca di confronto e discussione. Giuseppe Paruolo. Ringraziamo il dottor Paruolo per le belle parole che ci ha inviato, pur non avendolo con noi. E in questo adesso darei la parola alla dottoressa Simona Ferlizzi, che è in sostituzione del dottor Giuliano Barigazzi, assessore alla sanità, ai servizi sociali e al volontariato, che non è potuto essere fra di noi. Prego. Buongiorno. Volevo partire in questo saluto da un episodio estivo che sicuramente ricorderete, di una raccolta delle migliori grida manzoniane dei sindaci del nord di quest'estate, ma non solo del nord, compariva il divieto a più di 3 persone a riunirsi in luogo pubblico. E questo divieto mi ha fatto venire in mente un passo del Vangelo che credo dica qualcosa come: se due di voi si riuniscono nel mio nome, là io sono presente. E mi ha fatto pensare a che cosa sta diventando la società italiana. Perché parto da qui? Perché questo episodio è emblematico della situazione che viviamo, di una società che, come appare nello specchio deformante dei mezzi di comunicazione almeno, è chiusa, basata sull'isolamento individuale e sull'ostilità, non solo più verso lo straniero, ma verso il prossimo in generale, verso l'altro, chiunque egli sia, a dimostrazione del principio che tutto ciò che viene fatto a un altro, prima o poi potrà essere fatto a me. Allora, associazioni come la vostra sono essenziali perché dimostrano che continua a esistere nella società italiana, al di là e al di sotto di quello che appare nello specchio e nella lente deformante dei mezzi di comunicazione, la forza e la volontà di affermare una società diversa, non semplicemente, e mi dispiace dire non semplicemente una società più solidale e più giusta, ma una società in cui le relazioni, l'impegno per l'altro sono considerati ancora importanti. Credo che se l'Italia ha una speranza di uscire da questa impasse
di isolamento e di ostilità reciproca, questa speranza derivi decisamente da voi e da associazioni come la vostra. E in particolare riguardo al vostro lavoro, è un lavoro importante perché si tratta non semplicemente appunto di giustizia o di beneficenza, si tratta di affermare il principio che la tutela della salute e anche la tutela del benessere sociale o si fa per tutti o non si fa per nessuno. È un tipo di tutela che non ammette differenze e proprio per questo deve prendere in conto le differenze nelle possibilità di accedere ai servizi, nell'accesso alle informazioni, deve prendere in conto tutto ciò che limita la capacità di essere tutelati, di proteggere la propria salute, ma per contrastarla con azioni positive. Però la cosa fondamentale per noi come istituzioni è ricordarci sempre la tutela della salute e del benessere o si fa per tutti o non si fa per nessuno. Grazie. Ringrazio la dottoressa Ferlini per l'intervento e darei la parola alla dottoressa Minelli Monica, che rappresenta l'azienda sanitaria USL di Bologna in sostituzione del direttore generale dottor Francesco Ripa di Meana, che non è potuto intervenire. Buongiorno a tutti, il mio vuole proprio essere solo un saluto e un impegno, la dichiarazione di un impegno da parte della nostra azienda sanitaria locale. Io sono direttore del Dipartimento delle Attività Sociosanitarie e anche questo, come dire, è emblematico rispetto alla mia presenza in questo momento in sostituzione del direttore generale. Credo che, come già detto precedentemente la collega Ferlini, l'impegno delle istituzioni per una politica che tuteli la salute delle persone immigrate è l'impegno per una politica che tuteli la salute di tutte le persone con fragilità sociale. E quindi qui la lista potrebbe essere lunga. Il lavoro è quindi finalizzato soprattutto rispetto a quegli ambiti, penso al tema dell'accesso ai servizi, penso al tema del disagio mentale per alcune situazioni di difficoltà di integrazione all'interno di un territorio e come questi tanti altri. Su questi ambiti credo che le nostre istituzioni debbano impegnarsi a lavorare collegialmente in modo integrato, quindi da parte della nostra azienda nel lavoro proprio con il comune e con i comuni, ecco, dell'azienda, a livello di integrazione professionale, quindi tra operatori e organizzativa, tra servizi, creando quindi una rete di supporto che ha bisogno però di realtà del terzo settore, di realtà dell'associazionismo come la vostra, che sono più vicini, che possono portarci anche elaborandole quelle che sono le esigenze di questa che è cittadinanza con tutti gli stessi diritti degli altri cittadini. Da questo punto di vista credo che la nostra azienda si stia impegnando per una serie di interventi anche volti proprio a facilitare l'accesso ai servizi della rete, da un lato con attività specifiche quali quelle del tema per esempio della mediazione culturale, dall'altra lavorando con le altre istituzioni per creare per l'appunto una risposta integrata. Quindi è con questo auspicio di riuscire proprio a includere questi cittadini nella nostra comunità che credo l'impegno della nostra azienda insieme alle altre istituzioni di questo tavolo vi augurano buon lavoro e seguiranno da adesso in avanti i percorsi che svolgerete come associazione dandovi il sostegno che istituzionalmente ci compete per quanto ci riguarda la salute ma anche il benessere di questi cittadini, intendendo per benessere proprio un tema legato alla qualità della vita e non soltanto alla salute come assenza di malattie, come riparazione nella situazione di acuzie, diciamo così. Quindi vi auguro un buon lavoro a nome del direttore generale, a nome dell'azienda USL, lo auguro anche a noi, ecco, alle altre istituzioni, perché credo che sia molto importante questo impegno proprio collegiale di tutte le istituzioni per questo obiettivo comune, per la realizzazione di una vera politica di inclusione. Grazie, buona giornata.
Grazie alla dottoressa Minelli e all'azienda USL, nostro partner privilegiato nel lavoro di questi anni, come adesso vedremo nella mia relazione. Socos, 15 anni di vita. 15 anni pieni di vita, direi. Questo lasso di tempo, che abbraccia tre lustri, dal 1993 al 2008, costituisce indubbiamente un periodo sufficientemente lungo per permetterci di aprire una riflessione sul viaggio fin qui compiuto dalla nostra associazione. Così, come le navi fanno il punto nel corso della lunga navigazione, puntando bussola e sestante, impostando il satellitare, o come i barconi che scrutano l'orizzonte per intravedere le coste di Lampedusa, solcando quel grande cimitero che è il Mediterraneo, anche per noi è giunto il momento di scrutare il futuro, recuperando dal passato tutto quello che di positivo abbiamo costruito insieme, per approdare a nuove terre di maggiore umanità. L'11 maggio 1993, alle ore 11:30, in via Testoni 12, in Bologna, conveniva davanti al notaio Natali un gruppo di amici a sottoscrivere l'atto notarile numero 18688/5835, costituendo così un'associazione senza scopo di lucro, avendo per oggetto il fine della solidarietà civile, culturale e sociale nel campo dell'assistenza a emarginati, immigrati e indigenti, senza alcuna distinzione, ispirandosi ai principi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Costituzione Italiana e del Codice Deontologico. All'atto costitutivo dell'Associazione Socos per l'assistenza a emarginati e immigrati, con sede provvisoria in via Zanardi 379/17, ponevano la firma Zendron Romeo, Cicognani Michele, Buonasera Mario, Brescia Diego con la carica di presidente, Biondo Mario e Shattara B. Di quel gruppo di medici e operatori provenienti da diverse realtà di volontariato in paesi in via di sviluppo e delusi da precedenti esperienze in strutture analoghe della città, facevano parte anche Gabriele Ghedini, Luca Ansaloni, Concetta e Davide Di Prima, Paganelli Eleonora, Francesca Tiberi e Giovanna Castellani. Quel giorno giunse al termine di 5 mesi di preparazione, trascorsi nel lungo inverno a far maturare la convinzione che si potesse provare a produrre qualcosa di utile, della buona e paziente medicina, senza pregiudizi o legami moralistici, mettendo conoscenza ed esperienza al servizio di coloro che non possono fruire di assistenza e ascolto. In una sera piovosa di fine marzo, scegliemmo sul mio vecchio vocabolario etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani, alla pagina 1192, alla voce sano, il termine che ci sembra giusto per dare nome all'idea, Socos. Questo splendido palindromo di 5 lettere che affonda l'etimo nella tradizione culturale ellenistica di ipocratica memoria. Socos dal greco saos, sano, salvo, illeso, incolume, onde sao, scampo, conservo, conduco, conduco sicuro. Da saoter, salvatore, rendo, conservo sano, in buono stato. Appunto, socos, sano e salvo. Un concetto vasto, completo, preciso, forse vagamente presuntuoso, dai significati che si spingono ben oltre la funzione di diagnosi e terapia, non solo in termini medici, ma inteso ad incontrare tutti i bisogni sociali, materiali, culturali, legali, quotidiani della persona, di assistenza a 360 gradi. In questo contesto, Socos svolge un ruolo di legittimazione e garantisce il diritto altrimenti non riconosciuto della tutela della salute, oltre al riconoscimento di una presenza negata per l'assenza di un soggiorno, di una casa, di un lavoro e di altri bisogni essenziali. Partendo dalla salute, che è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto nell'assenza di malattie e infermità. Il possesso del migliore stato di salute conseguibile costituisce infatti uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, qualunque sia il suo stato, la sua provenienza, l'etnia, la religione,
le opinioni politiche e le condizioni economiche e sociali. La salute dei popoli è in definitiva una condizione fondamentale per la pace e per la sicurezza del mondo e dipende dalla collaborazione stretta degli individui e delle nazioni. I primi 2 anni di vita furono duri per l'associazione Socos, duri ma esaltanti. Malgrado i tentativi compiuti, non eravamo riconosciuti. L'azienda USL ci ignorava, le istituzioni non ci conoscevano, ma questo non ci impedì di iniziare un fecondo lavoro di strada, visitando i campi di nomadi e profughi, battendo gli argini del Reno e le periferie della città dove si rifugiavano centinaia di lavoratori invisibili, precari e clandestini. Fornendo scoppio al collo e farmaci in borsa, come romantici cavalieri, e la sera ci radunavamo a casa del dottor Diego Brescia per discutere e moltiplicare le iniziative. Finalmente, nella primavera del 1996, dopo istanza legale e spezzando un consolidato monopolio del volontariato cittadino, si giunse alla firma della prima convenzione con l'azienda USL Città di Bologna, con l'assegnazione di un ambulatorio presso la sede di Via Montebello 6 che ci permise di impostare in modo organico la nostra attività. 2 anni dopo, vista l'esplosione dell'affluenza all'ambulatorio, ci fu assegnato uno spazio più congruo al primo piano. Fu un periodo di grande fermento. L'associazione si strutturò per far fronte ai nuovi bisogni, anche grazie all'arrivo di forze preziose come l'attuale direttore sanitario, dottoressa Natalia Ciccarello, e la responsabile di segreteria, dottoressa Donatella Turolla, ma anche di molti nuovi medici giovani ed entusiasti. Erano gli anni delle emergenze migratorie, succedutesi nella nostra città con le prime ondate di albanesi ed ex jugoslavi, 94-96, poi di kosovari e curdi, 98-99, e successivamente di popolazioni provenienti da Nigeria, Pakistan, Polonia, Romania, Moldavia, Ucraina, ex Unione Sovietica, America Latina, oltre ai già stanziali magrebini e cinesi. Nel 2004, grazie alla collaborazione con il direttore generale della USL, dottor Franco Ribolli, e della dottoressa Giovanna Granatelli, ci fu assegnata in via De Castagnoli 10 l'attuale sede, più adeguata alla crescente attività, tanto da diventare, nell'ultimo biennio, la prima associazione di volontariato cittadina, sia in termini numerici che di diversificazione delle qualità delle cure erogate. Col nuovo anno entreremo nella nuova sede. Intanto, questa è la nostra casa, alla quale siamo affezionati, anche dopo il vile sfregio xenofobo del quale è stata fatta oggetto 2 anni fa in piena campagna elettorale. Molteplici sono i campi di intervento e le iniziative alle quali Socos ha aderito. Per citare le più importanti, ricorderò la collaborazione all'attuazione del progetto del tesserino di temporaneo soccorso, prima esperienza nazionale di assistenza sanitaria temporanea a persone in condizioni di emarginazione, al progetto Moonlight per l'assistenza medica a prostitute immigrate, al progetto ministeriale tutela della salute degli immigrati, al progetto regionale per la formazione di mediatori culturali per l'area carceraria, al progetto provinciale per la formazione di mediatori culturali in ambito sanitario, al monitoraggio delle realtà di esclusione e marginalizzazione di gruppi di varie aree della città e in mobilità continua, alle attività di formazione e promozione degli operatori delle aziende sanitarie e di cooperative in ambito interculturale, al progetto ministeriale Palermo-Bologna per la tutela e la sorveglianza sanitaria in collaborazione con la dottoressa Giovanna Dall'Aria della USL. Inoltre, ha partecipato alla realizzazione del Piano Sanitario Regionale 2000-2002 per l'area dell'esclusione sociale, alla preparazione del Piano Sanitario Regionale per l'area dell'immigrazione e si è impegnata e si impegna per la realizzazione del progetto ministeriale Tutela della Salute degli Immigrati. Infine, ha promosso e fa parte con altre associazioni nazionali di volontariato di RAM, Rete Ambulatori Migranti, come referente della SIM, Società Italiana Medicina delle Migrazioni. Attualmente l'organico è composto da circa 60 volontari, fra medici, paramedici, personale di segreteria e accoglienza e logisti, tutti e da sempre a titolo assolutamente gratuito.
dedicando a Soccos il tempo libero, strutturati dal punto di vista organizzativo e assicurativo e partecipando alla vita sociale dell'associazione. In questi 15 anni ho visto passare per gli ambulatori di Soccos oltre 120 tra colleghi e amici, molti dei quali non fanno più parte dell'associazione e che hanno collaborato per un tempo breve o lungo, lasciando comunque un segno importante del loro lavoro. Io, che con Rabbi Shatta siamo i due superstiti del gruppo dei fondatori di Soccos, li ricordo uno per uno, con affetto sincero, grande riconoscenza e un po' di nostalgia. Ad oggi il nostro archivio conserva oltre 14.000 cartelle cliniche di pazienti visitate nei 13 anni di apertura dell'ambulatorio, escludendo i primi due anni da ambulanti, con una media dal 2006-2007 di oltre 6.000 visite all'anno e con affluenza media giornaliera di 35-40 pazienti. Gli ambulatori aperti tutti i giorni, ad esclusione della domenica, per 7 ore al giorno garantiscono un servizio di medicina di base e specialistica. 13 sono infatti le discipline interne specialistiche gestite da colleghi soci ed inoltre l'attività sul territorio, un ritorno all'antica vocazione di Soccos, viene portata per 4-5 ore settimanali a intercettare popolazioni clinicamente e socialmente a rischio nella città e nelle periferie, specialmente nelle ore notturne. Voglio citare ancora alcuni progetti in via di definizione, come Stradentisti per un servizio di odontoiatria di base, la cura delle donne che curano, rivolto alle badanti irregolari, il servizio di ginecologia completa di diagnostica strumentale prenatale e infine il progetto di screening delle malattie sessualmente trasmissibili verso la prevenzione. Sono stati 15 anni faticosi, ma entusiasmanti. Con Soccos nel ruolo di osservatore privilegiato dei fenomeni legati all'emarginazione e all'immigrazione, ai bisogni delle persone più deboli, vissuti nella cornice della globalizzazione e delle disuguaglianze economiche e sociali. Soccos strutturata non solo come offerta assistenziale, ma come ponte di collegamento fra culture diverse, come strumento da utilizzare, da attraversare per ridurre le distanze, facendo circolare pensieri, costumi, tradizioni, culture, religioni, nell'arte quotidiana e paziente dell'ascolto. Soccos come orecchio attento e discreto sul mondo, come microscopio puntato sulla cellula uomo, come sismografo di terremoti lontani, registrando attraverso i racconti tutto ciò che i media non riferiscono, per dare voce a vicende umane e storie di ordinaria normalità che raccontano di guerre taciute, di disastri ecologici, di migrazioni sconosciute, di integrazioni faticose. Nella prossima sede avrà posto anche il nuovo centro studio e documentazione, nato a fine dello scorso anno da un'idea di Soccos con la collaborazione dell'azienda USL di Bologna, con lo scopo e l'ambizione di raccogliere ed elaborare materiali e dati aggiornati sul fenomeno dell'immigrazione di città e provincia, oltre che di offrire strumenti di ricerca e aggiornamento. Il centro sarà dedicato al dottor Diego Brescia, primo presidente dell'associazione, scomparso troppo presto, al quale va l'affettuoso ricordo e la riconoscenza di tutti noi che l'abbiamo conosciuto. Dalla nostra pur breve storia siamo così chiamati a riflettere e a progettare di nuovo il futuro, con alcune considerazioni preliminari. Si dice che il mondo dell'umanitario rappresenti oggi la forma estrema e più avanzata di una cultura dei buoni sentimenti, nata in Occidente con le pratiche filantropiche e proseguita con il terzo mondismo e la cooperazione internazionale. Eppure continua a crescere intorno a questo contesto un interesse estremo, finalizzato a capirne i limiti, ma anche a sondare dal retaggio della storia e dalla stessa scienza le origini e i motivi più profondi. Nel suo saggio L'individuo senza passioni, Elena Pulcina introduce a smentire la presunta autonomia e razionalità dell'individuo moderno, avvalorata dalla tradizione liberale, il tema delle passioni.
A fronte dell'individualismo progressivamente ridotto, secondo il paradigma dell'homo economicus, all'astratta figura dell'uomo che calcola utilitaristicamente sulla base degli interessi, emerge l'immagine di un io debole e carente, conscio delle proprie inedite possibilità, ma anche della propria vulnerabilità e imperfezione. Si delinea, insomma, un'antropologia del vuoto e della mancanza, che anche se negata, resta fondamento dello stesso individualismo moderno, aggressivo e conflittuale, messo in crisi nella seconda modernità dall'atomismo e dalla massificazione, dalla solitudine e dal conformismo, dall'indipendenza e dall'assoggettamento. In breve, da tutto ciò che determina il passaggio a un individualismo debole e apatico, da cui nasce il narcisismo patologico dell'homo democraticus, privo di legami della riflessione contemporanea. Ma il narcisismo possiede anche un potenziale valore nella ricerca dell'autenticità. Il ruolo delle passioni si trova allora nella teoria e nella pratica del dono, che consiste essenzialmente nella riabilitazione del legame sociale e che consente di concepire una nuova figura dell'individualismo, quella dell'homo reciprocus, dell'individuo comunitario. Come ci presenteremo allora al futuro? Con quali strumenti, con quali passioni affronteremo le prossime sfide? I cambiamenti rapidi che osserviamo quotidianamente ci spingono a pensare a cosa dovremo superare e cosa conservare della nostra esperienza passata. Ho sempre più il sospetto che termini come solidarietà, generosità, carità, volontariato non siano più del tutto adeguati, e che si debba superare una certa filosofia obsoleta nella lettura della prossima stagione umana. Credo che si debba tornare fortemente verso un nuovo, anzi antico principio, quello del diritto. Parola questa familiare per chi vive nei paesi occidentali, immaginata, negata o solo promessa per uomini e donne del sud del mondo. Fra meno di 3 mesi. Il 10 dicembre ricorre il 60° anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, emanata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948 all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. In verità, la Dichiarazione del 1948 costituisce un documento complesso, per la sua genesi come per il suo contenuto. Ciò nonostante, al di là della sua datata retorica universalistica, mantiene ai giorni nostri un alto valore di merito e una rinnovata modernità per i concetti avveniristici in essa contenuti. Credo fortemente che in questo preciso momento si debba riprendere più che mai a parlare di diritti e a battere ogni strada per cercare di tradurre la parola in pratica. Ma qual è oggi il significato della Dichiarazione dei Diritti e della Carta dell'ONU? Penso che questi due documenti abbiano cambiato la natura del diritto internazionale, non meno di quanto la Costituzione, rigida del secondo dopoguerra, hanno cambiato la natura del diritto pubblico interno. Come scrive nel suo saggio Luigi Ferraioli, Costituzioni rigide statali da un lato e Carta delle Nazioni Unite e Dichiarazione Universale dei Diritti dall'altro sono state le due grandi conquiste nate dalle dure lezioni impartite dalle tragedie del primo Novecento, i totalitarismi e le guerre mondiali, Auschwitz e Hiroshima, che hanno rifondato l'una la forma istituzionale degli stati nazionali, l'altra le forme delle relazioni fra stati. Entrambe si sono realizzate attraverso la stessa operazione, la costituzionalizzazione dei diritti umani e del principio della pace, quali limiti e vincoli normativi, una sorta di solenne mai più agli orrori del passato, alla guerra, ai fascismi, imposti alla politica, ossia ai supremi poteri, sia interni che internazionali. Almeno sul piano giuridico queste carte equivalgono a programmi e a progetti, utopie positive se si vuole, ma assoggettano tutti gli stati ai vincoli della pace e dell'uguaglianza nei diritti umani. Muta con esse l'antropologia sottostante al diritto, che divide un'antropologia dell'uguaglianza in opposizione all'antropologia dell'uguaglianza sottoposta al diritto premoderno e di fatto in buona parte sopravvissuta nel vecchio Stato liberale. È infatti l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, al di là delle molteplici differenze, che rappresenta il significato antropologico dell'università dei diritti fondamentali e del principio della pace. Ma l'uguaglianza in che cosa?
Che cosa significa l'uguaglianza nei diritti fondamentali? Significa, in ultima analisi, uguaglianza nel valore associato alla vita di ciascun essere umano. Tutti i diritti fondamentali, quali sono stati storicamente rivendicati e poi consacrati in forma positiva nelle Costituzioni, sono infatti direttamente o indirettamente diritti alla vita e, se si vuole, diritti vitali. Non solo i diritti di prima generazione, il diritto alla vita, all'integrità personale, all'habeas corpus e alle altre libertà fondamentali, ma anche, in un mondo in cui sopravvivere è un fatto sempre meno naturale e sempre più artificiale, i diritti sociali alla sopravvivenza, ossia alla salute, alla previdenza, all'assistenza, cioè i diritti dalla cui soddisfazione dipendono i minimi vitali. Siamo oggi di fronte allo sviluppo di una disuguaglianza che non ha precedenti nella storia. L'umanità è oggi nel suo insieme enormemente più ricca che in passato, ma è anche, per quanto riguarda masse sterminate e crescenti sul piano giuridico, incomparabilmente più uguale che in qualsiasi altra epoca, grazie alle tante carte e dichiarazioni dei diritti. Ma sono anche, di fatto, incomparabilmente più disuguali in concreto. L'età dei diritti, come l'ha chiamata Norberto Bobbio, è anche l'età della loro più massiccia violazione e della più profonda e intollerabile disuguaglianza. È stato infatti calcolato che il divario di ricchezza fra paesi poveri e paesi ricchi, che era 1 a 3 nel 1820 e di 1 a 11 nel 1913, è divenuto 1 a 72 nel 1992, e che meno di 300 miliardi di dollari sono più ricchi di metà della popolazione mondiale, ossia di 3 miliardi di persone. Secondo il rapporto annuale sullo sviluppo umano e sulla globalizzazione, inoltre, benché sia enormemente aumentata la produzione pro capite di cibo, circa 1 miliardo di persone non hanno accesso all'acqua e all'alimentazione di base, ciò che provoca 15 milioni di morti ogni anno. È stato calcolato che, poi, nonostante l'incremento globale dell'assistenza sanitaria, del tasso di istruzione e delle speranze di vita, la forte riduzione complessiva di combustibili inquinanti si è più che raddoppiato il numero di malati di AIDS. 850 milioni di persone sono analfabete, circa 3 milioni muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento atmosferico e oltre 5 milioni a causa della contaminazione dell'acqua. La malnutrizione e la denutrizione, infatti, non solo portano alla malattia e alla morte, ma pregiudicano ogni possibilità di sviluppo. Lo sviluppo della persona, di cui minano la capacità cognitiva e produttiva, compromettendone le attitudini sia manuali che intellettuali. Lo sviluppo dell'economia, dato che soffocano con la produttività dei singoli la crescita della ricchezza complessiva. La fame innesca, insomma, un terribile circolo vizioso. Provoca malattie che dirottano sui farmaci i già poveri redditi delle famiglie, riduce le capacità produttive della popolazione, genera rivolte, conflitti sociali e disordini civili. È infine il principale fattore della criminalità di sussistenza. Oggi più di 1 miliardo di persone soffre la fame e la sete, e decine di milioni muoiono ogni anno per malattie o per mancanza dell'acqua e dell'alimentazione di base. Questa non è soltanto una catastrofe moralmente intollerabile, è anche la principale ragione del mancato sviluppo economico di gran parte del pianeta. I diritti fondamentali sono insomma un fattore e un motore dello sviluppo, non solo civile, ma anche economico. Venendo alla situazione del nostro Paese, si dibatte in questi giorni sull'opportunità di concedere agli stranieri irregolari il diritto di voto, con generale alzata di scudi da gran parte delle forze politiche e dell'opinione pubblica. Persone che sono soggette a molteplici doveri, sociali, fiscali, legali ed economici, non hanno alcun diritto di rappresentare o farsi rappresentare nelle sedi istituzionali e democratiche della loro città, dove, bene o male, concorrono alla crescita del PIL del paese che li ospita. Problematiche legate al diritto internazionale e ai rapporti diplomatici fra paesi membri della Comunità Europea determinano la sospensione del diritto alla salute di rumeni e bulgari, ad esempio,
e dei milioni di cittadini che nei prossimi anni diverranno comunitari con l'ingresso nella CEE di nuovi Paesi membri. Anche il nodo astorico della discriminazione dei diritti di chi è nato in Italia da genitori stranieri, privilegiando coloro che al contrario all'estero sono figli di cittadini italiani, pone imbarazzanti questioni. Il principio dello ius sanguinis, da noi vigente, in contrasto con il moderno e più equo ius solis, già introdotto da molti paesi più avanzati nel nostro, come Francia e Germania. Dobbiamo, in ultima analisi, domandarci quali sono le ragioni del fallimento cui stiamo assistendo del costituzionalismo democratico. Io credo che in una prima, brutale ragione sia stata offerta da Michel Foucault. Quel fallimento, sostenne Foucault 30 anni fa, si spiega con il razzismo. Il razzismo, egli aggiunse, rappresenta il modo in cui è stato possibile introdurre una separazione, quella tra ciò che deve vivere e ciò che deve morire. Ed è la condizione d'accettabilità della messa a morte, la condizione in base alla quale si può esercitare il diritto di uccidere. Il 5 settembre ricorreva la triste data della firma da parte del re Sabaudo delle leggi razziali in Italia, ad opera del regime fascista, emanate nel 1938 in sintonia con le alleanze e con altri paesi a regimi totalitari. Ma qual è lo stato attuale? Qual è allo stato attuale il clima che si respira nel nostro paese? Esiste una forma di razzismo strisciante che avvelena i rapporti fra i cosiddetti indigeni e i nuovi vecchi immigrati, o resiste solo una forma di classismo, altrettanto odiosa ma meno pericolosa per la coscienza civile? Intanto, possiamo accettare le attuali politiche contro l'immigrazione e quindi rimuovere dal nostro orizzonte la tragedia di migliaia di persone respinte ogni anno alle nostre frontiere e di decine di persone che per sfuggire ai nostri controlli muoiono ogni anno affogate prima di approdare sul nostro territorio, in quanto condividiamo il latente razzismo sul quale si basa il nostro sistema di vita. Solo il razzismo, in altre parole, consente di promuovere e praticare politiche di morte, sia che le vittime siano gli immigrati che tentano di penetrare nelle nostre fortezze di benessere, oppure i miliardi di esseri umani esclusi dai nostri paradisi democratici. E il rapporto tra politica di morte e razzismo è un circolo vizioso. L'una è legittimata e assecondata dall'altra. Il razzismo, infatti, la concezione del diverso come nemico, come pericoloso, come criminale, come selvaggio, come incivile e comunque come inferiore, è il solo modo per legittimare la biopolitica della morte. Platone scriveva che il cittadino straniero che vive in un paese diverso dal proprio dovrebbe essere circondato da un maggiore affetto per colmare il dolore del distacco dalla sua famiglia. E anche nel Vangelo troviamo parole di rassegnazione, laddove, rimproverando Giuda, Cristo afferma che tanto i poveri saranno sempre con voi. In coscienza ci sentiamo di opporci con fermezza a questo status quo, a questa filosofia del tanto non ci si può fare niente. Il nostro ruolo in particolare e quello delle associazioni di volontariato in generale non svolge che un ruolo di collaborazione e di supplenza momentaneo e transitorio, in attesa che vengano date risposte organiche e istituzionalizzate. Iniziative generose di pochi, volontariamente, per cultura acquisita, per sensibilità personale, per sete di giustizia, rimangono in attesa che bisogni e diritti vengano presi in carico completamente dalle istituzioni, dalle nazioni e dal diritto internazionale. Ci sentiamo inoltre di rifiutare nuove e vecchie divisioni geografiche, come ammoniva padre Balducci, dal sostituire i muri dell'est con i muri del sud del mondo. E ci soffermiamo a riflettere sulla grande lezione della storia. Le invasioni barbariche produssero un terremoto non solo demografico, uno scontro culturale, un rimescolamento violento dei popoli. Ma poi, superati i secoli bui del Medioevo, il nuovo mattino illuminò l'epoca del Rinascimento con i suoi geni e i suoi splendori. Lavoriamo perché il diritto si affermi come magistrati fedeli,
denunciando il sopruso e smascherando l'ignoranza. Cerchiamo soprattutto di mantenere ben ferma una rotta culturale precisa, la struttura di ponte. Cerchiamo di promuovere la cultura del rispetto attraverso la curiosità e la conoscenza dell'altro in questo mosaico di diversità e di caleidoscopio di vite. L'immigrazione rappresenta qualcosa di connaturato all'uomo, che ha sempre inscritto nel proprio vissuto il dolore del distacco, la nostalgia del ritorno e il fascino dell'ignoto. È qualcosa di assolutamente fisiologico nella specie umana, tant'è vero che gli uomini migrano da sempre. Pur essendo le stesse nazioni europee figlie di migrazioni, in Europa non è abituale pensare agli immigrati come a gente che parte, ma solo come a gente che arriva. Gli immigrati non solo arrivano, ma partono. Anche se a partire sono in genere i migliori, i più forti, i più sicuri di sé, i più colti, persone solide e coraggiose. E quando partono, lo fanno con un progetto in mente. In un contesto multiculturale, parlare di diritti dell'uomo richiede un'attitudine culturalmente aperta, non etnocentrica. Quindi non possiamo attenerci ad una concezione che si fondi su un'unica dimensione culturale, la nostra. Basti pensare alla Carta Africana dei Diritti Umani e dei Popoli, che accanto ai diritti individuali attribuisce grande importanza anche ai diritti collettivi, ossia al diritto riconosciuto da ogni gruppo umano di conservare il proprio patrimonio sociale e culturale. Il migrante possiede il ruolo del futuro, suo occulto investimento. È una comune ricchezza che solo i pavidi impaurisce. Nel nostro ultimo pieghevole, due fotografie, una di emigranti italiani di fine 800 che si imbarcano per l'America, l'altro di immigrati albanesi che scendono da un gommone, sfumano una nell'altra in un fotomontaggio spietato. Non dimentichiamo chi siamo, come eravamo e che cosa orribile stiamo diventando. In conclusione, 15 anni di vite passate sui lettini di Socos, spezzoni di vita incontrate per un attimo, appena sfiorate ma impresse nell'anima e nel cervello. Socos, 15 anni di vita, con il terzo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ogni individuo ha diritto alla vita. Appunto. Grazie per l'attenzione.